PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici. Ciao e benvenuto nella prima puntata 2017 di PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici sul processo telematico e il mondo digitale. Io sono Francesco Posati al microfono, autore e voce del podcast. Dall'altra parte del monitor c'è sempre Marco Pennacchini, designer del suono e curatore della rubrica PCT Digitale, dove ascolterai le ultime news sul mondo digitale per alimentare il tuo essere avvocato tecnologico. Dopo una lunga sosta dalla precedente puntata di Natale, riprendo il podcast con la sua pubblicazione settimanale, con un nuovo calendario ricco di appuntamenti e di ospiti. Ringrazio tutti coloro che in questa settimana mi hanno donato un loro feedback per migliorare ancora di più la trasmissione. In questa puntata facciamo il punto del digitale che è stato nel 2016 e le prospettive future del 2017. Di cose ne sono successe e questa puntata sarà molto lunga, quindi mettiti seduto e buon ascolto. A livello personale il 2016 è stato per me un anno sempre più all'insegna del digitale e del podcast. Mi ha dato la possibilità di conoscere e di venire in contatto con i professionisti del mondo digitale, lontano da me, anche perché, non avendo la patente, sono costretto a muovermi sempre a piedi. La conferma è che la tecnologia stessa, con investimenti minimi, ti connette con il mondo, comodamente dal proprio studio, da casa o per strada. Il mondo sta cambiando e, come piace a me chiudere le puntate del podcast, viviamo il futuro digitale, che è già il nostro presente. Infatti il digitale ha marcato in modo indelebile anche il 2016 e continuerà a crescere per affermarsi sempre di più. Ormai gli avvocati devono acquisire consapevolezza che dietro non si può tornare. Ma non devono vivere la digitalizzazione dei processi di lavoro come costrizione. Il mondo a breve cambierà in modo repentino per la presenza sempre più forte delle tecnologie informatiche. Sta arrivando l'intelligenza artificiale. Del rapporto macchine-uomo dedicherò delle puntate durante il 2017. Nelle mie consulenze sul processo telematico e sulla informatizzazione degli studi legali e durante i miei corsi di formazione ho avuto più volte la prova che il maggior ostacolo della digitalizzazione degli avvocati è determinato dall'assenza di consapevolezza, perché il digitale fa rima con astrattezza. Ancora oggi gli avvocati ignorano non solo le grandi opportunità, ma anche le grandi responsabilità connesse al digitale, perché il digitale non si può toccare con mano come poteva essere un documento cartaceo. E proprio di responsabilità si è parlato all'evento organizzato dall'associazione Ars Iuris il 21 gennaio 2017 dal titolo PCT e PAT a confronto, il nuovo regolamento europeo e le responsabilità dell'avvocato in materia di privacy. I relatori sono stati il consigliere al TAR Ines Simona Pisano, la madre del processo amministrativo telematico, e Giovanni Buttarelli, garante europeo della privacy. Questo evento sarà al centro di due puntate speciali del podcast. A livello europeo, il 4 maggio 2016 è stato pubblicato il nuovo regolamento europeo privacy. A partire dal 24 maggio 2016 gli stati membri avranno 2 anni di tempo per allineare la normativa nazionale alle nuove prescrizioni introdotte dal nuovo regolamento, che diventerà definitivamente applicabile in tutto il territorio dell'Unione Europea a partire dal 25 maggio 2018. Il regolamento privacy europeo introdurrà regole più chiare in materia di informativa e consenso, definirà i limiti al trattamento automatizzato dei dati personali, porrà le basi per l'esercizio di nuovi diritti, stabilirà criteri rigorosi per il trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea e per i casi di violazione dei dati personali. Introdurrà la nuova figura professionale del DPO, del Data Protection Officer, un professionista con conoscenze specialistiche della normativa e delle prassi in materia di protezione dati, un'opportunità per i giovani avvocati tecnologici. Sempre in Europa, dimostrazione che ormai la normativa sul digitale, per ottenere dei risultati, deve essere più condivisa ed estesa possibile, quindi comunitaria e non più nazionale, il 1 luglio del 2016 è entrato in vigore in tutti gli stati membri il regolamento 910/2014, detto EIDAS. A riguardo, a fine anno 2016 l'Italia ha adeguato con una nuova modifica il codice dell'amministrazione digitale. Il regolamento EIDAS ha l'obiettivo di rafforzare la fiducia nelle transazioni nell'Unione Europea, fornendo una base normativa comune per interazioni elettroniche sicure fra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. Con l'attuazione a livello comunitario
necessario del regolamento EIDAS in tutti i settori, si tenderà alla creazione di un mercato unico digitale che semplifichi l'accesso alle pubbliche amministrazioni, che favorisca la trasformazione digitale delle organizzazioni e imprese, che stimoli lo sviluppo di servizi innovativi e sicuri, che contribuisca a snellire e semplificare gli adempimenti amministrativi e burocratici, che migliori l'esperienza del digitale degli utilizzatori e che stimoli la fornitura di nuovi e innovativi servizi. Semplificazione e standardizzazione delle firme elettroniche, introduzione del sigillo europeo, modifica della definizione di documento informatico e tante altre novità ha introdotto il nuovo regolamento EIDAS. Di nuovo regolamento privacy ed EIDAS parleremo in puntate dedicate del podcast nei mesi successivi. Il 2016 si è confermato anche l'anno della sicurezza informatica, questa sconosciuta ancora in molti avvocati. Basta leggere le cronache quotidiane sul caso Occhio Nero, ma come ha messo in evidenza Gianfranco Giardina sul portale di informazione dday.it, l'attacco ai gangli dello Stato dei fratelli Occhio Nero era poco più del tentativo di guardare dal buco della serratura. Vicenda ingigantita per ignoranza, poco compresa e dimenticata, che non ha insegnato nulla e che ha lasciato solo un dannoso alone di diffidenza nelle nuove tecnologie. Durante l'anno 2017 ritorneremo con nuovi ospiti a parlare anche di sicurezza informatica, come ho fatto nel 2016. E in tema di processo telematico, che cosa è successo nel 2016? Il 2016 sarà ricordato anche l'anno della grande beffa del processo amministrativo telematico, che a 56 minuti dall'entrata in vigore, il 1 luglio del 2016, il governo ha rinviato per la quarta volta al 1 gennaio 2017, quando finalmente ha visto la nascita. In questo primo mese si stanno manifestando tutte le criticità per la rigidità del sistema, causata anche dalla poca sperimentazione, in quanto si è scelto coscientemente di intraprendere un percorso alternativo autonomo dal processo civile telematico, non tenendo in considerazione tutta l'esperienza che il processo civile telematico ha maturato in questi due anni, dal 2014 al 2016. Nel 2016 è stata estesa la sperimentazione del processo tributario telematico in 8 regioni, il 2017 sarà applicato in tutto il territorio nazionale. Tuttavia è da considerare che la specialità della giurisdizione tributaria e della normativa che disciplina il processo tributario telematico ha spinto il legislatore a prevedere, almeno per ora, la non obbligatorietà del processo telematico. Questo potrebbe comportare un ostacolo maggiore, vedendo l'esperienza del PCT, che se non fosse stata imposta l'obbligatorietà, i risultati di rilievo non sarebbero stati raggiunti. Anche la digitalizzazione del processo penale telematico è in fase embrionale. Nel 2016 in tutti gli uffici giudiziari è attivo il SICIP, il Sistema Informativo della Cognizione Penale, che ha sostituito il registro informatico del Regge in uso dagli anni 80. È partito anche l'SNT, il sistema delle notifiche telematiche unidirezionale dagli uffici giudiziari agli avvocati. Siamo ancora lontani dal fascicolo informatico e dal deposito. Sarà poi anche da chiedersi se le regole tecniche del processo penale telematico rispetteranno la normativa sulla conservazione digitale degli atti e documenti e soprattutto delle prove, che nel processo penale hanno un ruolo centrale ma che con il digitale diventeranno immateriali e fragili se non adeguatamente conservate. La digitalizzazione del 2016 ha toccato la giurisdizione contabile. A settembre del 2016, infatti, è stato pubblicato il nuovo codice della giustizia contabile, che ha riordinato la disciplina processuale dei giudizi contabili, con un richiamo espresso all'articolo 6 delle regole tecniche del processo civile telematico. Il 2016 ha visto anche il giudice di legittimità aprirsi al digitale con la comunicazione telematica e la consultazione dei registri civili e penale. Infatti, dal giugno del 2016 è stato ammesso anche l'invio a mezzo PEC, in alternativa al fax, delle istanze non aventi incidenza sul processo, onerando la cancelleria alla stampa. Ma ancora lì siamo in alto mare. Siamo arrivati al termine della prima puntata del podcast. È arrivata ora la rubrica di Marco Pennacchini, PCT Digitale, la sua pillola sul mondo digitale, prima di affrontare la seconda parte, che sarà dedicata prettamente al processo civile telematico, e tracceremo anche una piccola conclusione. Marco, oggi di cosa ci parlerai? A te la linea.
Ciao Francesco e ciao a tutti gli ascoltatori di PCT Digitale. Oggi di che cosa vi parlerò? Vi parlerò di quello che è stato e quello che è ancora la minaccia più forte per tutti i computer, ossia del crypto locker. Ci sono stati migliaia di casi, anche interi ordini di avvocati colpiti da questo ransomware che infetta prettamente i sistemi Windows e che consiste nel criptare i dati della vittima, richiedendo anche un pagamento per la decriptazione. Come funziona? Di solito si diffonde come un allegato di posta elettronica apparentemente lecito. Magari molte volte vi arriva una mail da un vostro contatto con scritto: oh, guarda qui, ieri sono andato al mare, guarda le foto, per dire, per fare un esempio. Voi cliccate e magari il più delle volte è un file o zip o PDF, ed ecco qua che entra il crypto locker. Che cosa fa? Cripta tutti i dati importanti del computer, rendendolo praticamente inutilizzabile, cioè si avvia ma comunque tutti i dati principali non vengono visti, e richiede un pagamento attraverso o soldi veri o attraverso il Bitcoin. Symantec, la casa di produzione del Norton Antivirus, ha stimato che circa il 3% di chi è colpito da questo crypto locker decide di pagare. Però attenzione, fate molta attenzione, perché non è detto che pagare porti alla decrittazione dei dati, perché si nascondono anche svariate truffe all'interno di questo file. Quindi la raccomandazione che facciamo qui da PCT Facile, io, Marco Pennacchini e Francesco Posati, è di stare estremamente attenti alle mail che ricevete anche dai vostri contatti normali, quindi dai contatti, dagli amici, dai colleghi o comunque dai contatti cosiddetti sicuri, ma soprattutto prevenire con un buon antivirus e con un buon sistema di sicurezza all'interno magari del vostro studio legale o all'interno della vostra casa. E l'unica cosa, la raccomandazione che facciamo di più, è: navigate con criterio. Grazie Marco. Ora inizia la seconda parte del podcast. Nella prima parte ho evidenziato le novità a livello europeo sul digitale e ho tracciato un accenno sui processi telematici in corso ancora di sperimentazione e ancora da implementare. Il 2016 si è confermato l'anno del processo civile telematico, che sempre più sta raggiungendo una sua maturità. Valentina Carollo, presidente del Centro Studi Processo Telematico, nel suo articolo pubblicato sul portale Forum PA del 20 dicembre del 2016, ha sintetizzato nelle parole standardizzazione ed evoluzione la digitalizzazione del processo civile telematico del 2016. Dopo numerosi interventi di urgenza e riparatori del 2014 e del 2015, il 2016 è iniziato con l'ultima modifica delle specifiche tecniche in Gazzetta Ufficiale l'8 gennaio, che ha integrato l'attestazione di conformità delle copie informatiche nel PCT. Il 2016 ha registrato anche molti interventi tecnici informatici evolutivi sia per avvocati, magistrati e cancellieri relativi alle loro console. Aggiornati e ampliati gli schemi XSD dei depositi telematici. I numeri confermano il consolidamento del PCT, che possiamo definire la prima esperienza di telelavoro in Italia. Il Ministero della Giustizia ha pubblicato lo stato dell'arte del processo civile telematico alla data del 31-12 del 2016. Sono stati registrati 8.022.619 depositi telematici, con un incremento rispetto al 2015 del 27%, di cui 427.593 ricorsi monitori, 6.227.931 atti endoprocedimentali e ben 1.337.095 atti introduttivi depositati dagli avvocati. Si è registrato un aumento della PA iscritte nel registro delle pubbliche amministrazioni per le notifiche telematiche, arrivando al 61% degli indirizzi certificati censiti delle PA. I magistrati hanno depositato ben 4 milioni provvedimenti nativi digitali, tra verbali di udienza più di 1 milione, decreti ingiuntivi quasi 500.000 e sentenze quasi 300.000, con un aumento del 6% rispetto all'anno precedente. Questo leggero incremento è la conseguenza ancora della facoltà concessa ai magistrati al telematico rispetto all'obbligo degli avvocati. Sono state eseguite ben 19.290.586 notifiche telematiche, con un risparmio stimato di 67 milioni, e sono stati eseguiti ben 8 milioni di accessi al giorno per la consultazione dei registri informatici delle corti d'appello, dei tribunali e dei giudici di pace, ed eseguite ben 142.069 pagamenti telematici. Allora tutto bene? Dobbiamo essere contenti e sostenere questo percorso intrapreso, ma dobbiamo essere consapevoli
livello che rimangono ancora delle criticità importanti e da non sottovalutare per vincere le sfide del futuro. Sono state registrate continue interruzioni di servizio nell'anno 2016, di rilievo un'interruzione ad aprile 2016 che di fatto ha scollegato la Sicilia e la Calabria dal processo telematico per oltre una settimana. A riguardo ancora non risulta attivo il registro dei blocchi che certifica i blocchi di sistema del PCT, discusso al tavolo tecnico permanente del processo civile telematico del 23 febbraio del 2016. Sono stati registrati ricorrenti rallentamenti della connessione, rigidità operativa e carente sviluppo del software lato pubblica amministrazione, disorganica intersezione tra norme processuali e norme tecniche relative al PCT, assoluta carenza di assistenza tecnica, assenza di risorse economiche e umane lato pubblica amministrazione. A riguardo, il Ministero, a quasi 20 anni dall'ultimo concorso indetto, ha riaperto la selezione delle nuove figure professionali da integrare nel personale amministrativo, ormai quasi in pensionamento, e sono state presentate oltre 300.000 domande per 800 posti circa, e gli effetti li vedremo comunque forse nel 2018. Ma soprattutto una delle grandi criticità è l'assenza di un sistema di disaster recovery e di un sistema di conservazione digitale dei documenti informatici presenti nel fascicolo informatico, ponendosi il PCT in aperto contrasto con il codice dell'amministrazione digitale, ma soprattutto denota che questo consolidamento che sono stati fatti negli atti si poggia ancora su basi molto fragili. Rischiamo di perdere tutto il lavoro svolto. Dobbiamo avere consapevolezza di queste nuove sfide per il processo telematico affinché questo si trasformi da processo cartamatico in un vero processo elettronico, efficiente, sicuro, stabile e accessibile. Dobbiamo in aggiunta intraprendere un nuovo passo evolutivo, standardizzare i processi telematici in un processo elettronico, uniformando le procedure di accesso alla giustizia. In generale, nel campo informatico, lo standard è il paradigma codificato per l'uso di tecnologie tra loro compatibili e interoperabili, che siano componenti hardware, software o infrastrutture di rete o di sistema. Lo standard si contrappone alle tecnologie cosiddette proprietarie, cioè sviluppate ad hoc, ma che non permettono appunto l'interoperabilità tra sistemi e quindi possiamo dire tra processi telematici. Nel processo telematico vediamo proprio il fiorire di specifiche tecniche scollegate tra loro, che pongono gli utenti abilitati esterni a specializzarsi, non consentendo durante la trasmissione telematica la interoperabilità dei sistemi con il grave rischio dell'errore umano. Allo stato, questa è la grave lacuna del processo telematico in Italia, in cui il legislatore prevede distinte procedure di deposito telematico per ogni settore del diritto, quando invece nell'era cartacea il deposito degli atti e documenti agli uffici giudiziari aveva la stessa modalità, era uno standard universale. Anche su questo dedicherò apposite puntate durante il 2017 affinché si arrivi a un solo codice di procedura telematica, applicabile a tutti i processi. Termino qui questa puntata speciale. Condividimi un feedback tramite una recensione in iTunes. Nella descrizione del podcast troverai anche un tutorial. O condividimi un commento della puntata sugli altri canali di distribuzione, SoundCloud, Spreaker, oppure su Facebook alla pagina dedicata a Francesco Posati Legal Geek. Il tuo feedback è molto importante perché mi dà la possibilità di migliorare e permettere anche ad altri utenti di conoscere il podcast. Se poi ti va di essere anche molto generoso, puoi finanziare in crowdfunding l'intero progetto multimediale collegandoti alla pagina patreon.com/fposati o contribuire con 5 euro alla pubblicazione delle singole puntate tramite la pagina paypal.me/fposati/5. Le grandi azioni iniziano sempre dai piccoli gesti. A te la scelta di come contribuire al podcast per lasciare insieme il segno in quest'era digitale. Ti annuncio che domenica prossima andrà in onda una nuova puntata. Parlerò di avvocati e web. Ricorda, viviamo il futuro digitale. Ti lascio ora i saluti finali di Marco Pennacchini. Ciao! Segui PCT facile su avvocatotecnologico.it e su Telegram. Contatta l'autore Francesco Posati per idee, suggerimenti, richieste su telegram.me/fposati o scrivi a me @francescoposati.it. Sostieni il podcast tramite paypal.me/fposati/5 o in crowdfunding su patreon.com/fposati.